sono sempre divertito a fare qualcosa, a creare qualcosa. Non so da che cosa nasca questa passione, però ce l'ho e ne ho fatto un lavoro. Non amo essere definito artista, io ho voluto fare il pittore, io dipingo, poi se sono artista o no, i posteri. Io mi diverto dipingendo, amo il mio lavoro e lo prendo come una professione. Io faccio la professione del pittore, come lo facevano nei tempi andati, le famose botteghe del 400, del 500, non erano artisti, erano professionisti della pittura. Noi usiamo il termine pinturicchio, spello, per indicare il nostro pittore più famoso, pensando che sia un termine dispregiativo. In realtà il pinturicchio era colui che era addetto alla pittura, non un pittorucolo, insomma. Pertanto io sono un addetto alla pittura, che dipingo di professione. Il muro che vedo, il cascinale che vedo che mi attrae e vedo macchie, colore, il tempo che ha attraversato secoli riprodotti su una superficie. Pertanto è quello l'affascinante. Poi una volta staccato l'intonaco e portato a studio, ho tempo per riflettere, per guardare, per lasciarmi suggestionare dalla materia, dai colori, dalle forme che già esistono sull'intonaco. E da quelle traggo quello che già è scritto lì, non è una mia forzatura, non sono io che adatto l'intonaco, le mie esigenze, l'intonaco che mi trascina a fare. Ma io non sono un violento, io amo la dolcezza, amo le donne, amo i bambini, amo tutto quello che ricorda probabilmente il grembo paterno, l'uovo, la nascita, tutto ciò che è dolce, non amo molto gli spigoli. No? Se io dipingo e sono sincero, si riflettono anche sulle opere che faccio, ma tutto sommato sono soddisfatto di quello che faccio, di come vivo, di quello che ho ottenuto, pertanto di grossi spigoli non ci sono nella mia vita. Me l'hanno detto gli Che altri che cosa? dipingevo le donne con gli occhi chiusi, però non, era una cosa che facevo da anni e inconsciamente, non me ne ero mai accorto. Ho cercato di darmi delle spiegazioni, altre persone hanno provato a darle, penso che ogni spiegazione è quella giusta, non ce n'è una universale, una vera. Per me la mia spiegazione è quella che probabilmente il mistero che si nasconde dietro agli occhi chiusi è molto più affascinante della verità che si vede negli occhi aperti. Preferisco che le donne abbiano questo senso di mistero, è più affascinante. Io penso che un'opera si deve acquistare per il piacere che si prova ad averla, per il piacere. Io ho tante cose e quando vado a letto, quando mi ritiro, nei miei appartamenti, amo passarle, voglio vederle passare sotto i miei occhi perché le amo, perché sono belle, perché mi danno gioia. Se poi valgono o no, non mi interessa, quella è un'altra cosa. Ci sono delle opere, come queste che vediamo qui, alle quali sono più affezionato e cerco di tenermele più strette possibili, però insomma sono alcune opere, nella mia vita di artista però sono 30 opere alle quali sono particolarmente affezionato, il resto è lavoro. Non è così romantico come si pensa dipingere, ripeto, è una professione. Io cerco, ripeto, di dipingere perché amo dipingere, perché vivo con la pittura e non mi lascio condizionare ma nemmeno da sgarbi. Faccio le cose rotonde, pertanto sono abbastanza soddisfatto e non ho spigoli. Siamo alla fortezza spagnola di Porto Santo Stefano e celebriamo
in questi luoghi così solenni il vernissage della mostra di Elvio Marchionni, che ha un titolo particolare che si chiama Acatalepsia. È un termine greco che vuole significare il continuo ritorno di episodi passati, di episodi nella memoria, che sono nella memoria e che si ripetono nel corso della vita dell'uomo. E la pittura di Marchionni quanto mai si sposa, nel migliore dei modi, con questo pensiero filosofico, perché lui stacca gli intonaci vecchi da case diroccate e li fa rinascere con la magia del suo fare arte, col suo colorare, col suo disegnare, e ciò che era una cosa abbandonata, screziata dal tempo e dai tempi, abbandonata, ritorna a vivere e ad avere una storia nuova. Così la catalepsia, che condiziona e in qualche modo corrisponde ad ogni esistenza umana, si rispecchia e rivive in questo fare arte di Elvio Marchionni. La Fortezza Spagnola qui nell'Argentario è una sorta di fucina, di storie umane. I soldati spagnoli e i pirati si sono mescolati, no? con gli indigeni, con le persone del luogo. E un po' questo portare la mostra e le altre mostre qui in questi luoghi significa un mescolare le culture, superare la politica, superare certi vizi che corrispondono un po' ai nostri tempi, che provengono da meccanicismi politici che non si capiscono bene. Qui si vuole fare, ecco, un ripercorrere i tempi, i ricordi, a catalepsia, un ripensarsi, un rivivere le cose vecchie, le cose antiche, i ricordi personali, anche quelli più brutti, per renderli più belli nel presente e poi nel futuro. Ma non è tanto Santo Stefano, è la rocca che è affascinante, perché ha nell'interno, anche nell'esterno, sui suoi intonaci, sulle sue mura, il ricordo del passato, che è quello che io cerco di far rivivere nelle opere, nelle mie opere. Ci sono tanti intonaci che ricordano proprio in modo concreto tutto il passato, perché non solo noi, i ragazzi di oggi o noi da ragazzi incidevamo i nostri cuori sui muri, slogan eccetera, ma lo facevano anche che nel 300, nel 400, a Spello c'è una chiesa, che era una chiesa, la chiesa di San Claudio, dove passavano delle carovane e ogni carovana incideva la data del passaggio, c'erano pellegrini e sono incisioni che vanno indietro nei secoli, solo che forse è più bello che restino dove sono quelle, anche se a me piacerebbe farle a casa.